Gregory è veramente dentro il Pixaplex? Ha scemunito! Arricampati che io sono venuto per te! Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi preparatevi, tenetevi pronti perché hackereremo tutto Firenet Spread Security Breach rovinato! Cioè dai, chi non lo vorrebbe mai sapere cosa diamine fa Chica quando noi non la osserviamo? Ma tra l'altro oggi hackereremo in particolare il finale del gioco, perché c'è una stanza particolare, la stanza del Mimic. Non vi voglio spoilerare nulla, anzi lasciate un sacco di pollici in su ora, perché ogni pollice in su sarà un segreto da scoprire. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ah, ma prima di iniziare, il me del passato vi deve dire una cosa. Dai che ce la fai, ma no, ma va tutto a scatti. Ragazzi, il troppo caldo mi sta facendo esplodere il telefono, non va, no. Non è possibile questo, basta, prenderò provvedimenti. Anzi, li prendo subito, vado a comprare il nuovo. Corriere Espresso! Ragazzi, vi presento il mio nuovo telefono da gaming, il Red Magic 8S Pro! Cioè, guardate che accattivante retro! Con questo farete invidia a tutti i vostri amici, ma è anche potenza! Può tranquillamente reggere senza nessuna fatica tutti i giochi che volete! Cioè, guardate com'è bello giocare a tutto schermo su questo telefono, che può raggiungere 120 Hz di velocità di aggiornamento del pannello! E guardate qua la ventolina! Cioè, con questo il suo riscaldamento vola, dice ciao, non esiste. E questa era la modalità normale, perché si può anche entrare nella modalità game. Scorrendo lateralmente si aprirà questo menu completamente personalizzabile. Tre diverse modalità: bilanciato, modalità ascesa e modalità superlativa. Cioè, guardate come si gioca bene anche settando i tasti laterali di sopra, che è come se aveste un controllere in mano, insomma, una vera e propria console portatile. Io vi lascio tutte le informazioni e il link per l'acquisto sotto in descrizione. E mi raccomando, diventate dei super pro player con Red Magic. Eccoci qua, iniziamo capitolo 9. Capitolo 9. Cioè, ma io devo veramente scoprire se Gregory ci sta prendendo per il... Voglio vederlo cosa fa mentre io sono qua che sclero male e piango per Roxy. Cioè, lui ci ha preso in giro fin dal principio. Ci ha preso per il squibi di toilet dal principio. C'è ancora un nodo che tiene il seminterrato chiuso. Cosa? Roxy è il nodo finale. Che poi, ragazzi, io questa cosa non l'ho capita. Se Roxy fosse il nodo finale, allora tutti gli animatronics sono un nodo di sicurezza per impedire che il Mimic esca dalla pizzeria. Cioè, non lo so, sono un sacco di congetture, ma noi siamo qui per hackerare. Vai, Mickey. Gregorio, fai che ti trovo, se lo so cavoli. Hackeriamo. Oh, così, allora usciamo e così possiamo vedere tutta la mappa del Roxy Raceway. Solo che non vedo un ciuffolo, forse devo cambiare la modalità di visualizzazione. Ok, così, così no. Oh, così. Ah, guardate, questa è la parte di sopra dove noi eravamo entrati insieme a Freddy. E questa è tutta la pista. Effettivamente la pista è un vero schifo. Che cosa è successo? No, Roxy. Gli è caduto un muletto di sopra. No, poverina. Ma noi siamo qui per esplorare i segreti della pizzeria. Quindi noi entravamo qui, proseguivamo per questa strada. Questa è acqua fresca, levissima. Ok. Ma noi teoricamente con le H possiamo pure uscire fuori dalla pizzeria. E qua c'è l'ascensore. L'ascensore che ci porta giù. Solo che ancora quella parte non l'ho sbloccata. Cioè, ma io posso anche trasportarmi qua? Ma stai scherzando? Ok, scendiamo, andiamo nell'ascensore. Che sì, non ti preoccupare, avrai anche tu una cassata siciliana. No, scusate, una chessiata siciliana. Dai, un po' di dolce così non piangi, no? È classico, il dolce dopo perché si piange. Ok, intanto prendiamo questo ascensore
e sblocchiamo la parte di sotto, che è la parte che mi interessa per vedere i segreti. Eccoci. Allora, dato che adesso possiamo hackerare questa zona, guardiamo un po' in giro. Wow, ok, e come mi ricordavo, qua c'è la testa di Freddy tutta scassata. Ma noi continuavamo di qua, non la sinistra. Quello è un nuovo buco, noi continuavamo di qua. Purtroppo non vedo niente, aspetta. Come vedete, si può andare? No, non si può andare. No, invece sì. Invece, cos'è questo? Un altro pezzo del Pixaplex. Ok, si scende, quindi sì, si continua. Quello è un buco che ci portava comunque davanti. Ok, molto interessante, ragazzi. Questa teoricamente doveva essere la pizzeria di FNAF 6. Però è tutta distrutta, guardate, non è rimasto più nulla. Ma noi usciamo e vediamo l'esterno. Guardate il finale! No, vabbè! No, vabbè, l'hanno messo qua sotto! Allora, questo finale è un finale strano, perché mi avete detto che noi ci nascondavamo dentro quel posto nascosto, ma morivamo comunque. Cioè, questo non era un finale buono buono, perché morivamo comunque. Intanto Vanessa, non so che cosa c'ha. Vanessa, tutto bene? Ti sono piaciute le rughe, Vanessa? Allora, qua c'era tutta la postazione di Bantrap. E questa già noi l'avevamo hackerata, ragazzi. Tutta questa parte noi l'avevamo hackerata. Quella che ci manca è questa. Guardate. Cioè, è tutta chiusa. Perché questa è la zona in AR. Questa è la porta. E dopo la porta... Ancora non si è sbloccata. Quindi devo pure sbloccare la porta. Che diamine è quel coso che sembra girare? Guardate! Tutti! Allora, questo è glitch trap, oppure glitch virus, Max S. Questa è la scooping. Cioè, questa è la scooper. E questo è il mimic, questo che vediamo qua dietro. Oppure un endoscheletro normale. No, è il mimic, ok. Qua c'è il mimic. Cass, che ci fa Cass? No, Cassie! Niente, Cassie non ha la testa. Ok, Cassie ha perso la testa. Non ci voglio credere, però abbiamo la scooping. Guardate com'è strana la scooping. Wow. Che tra l'altro non so se è quella originale della Sister Location, anche se non penso. Ma dato che tutte le pizzerie, tra cui quella di FNAF 6, era collegata, fosse quella della Sister Location, ma... non ha senso. Ok, continuiamo per sbloccare le nuove zone, perché per sbloccare la zona del finale devo arrivarci prima al finale, così possiamo vedere la stanza del mimic, per scoprire tra l'altro che tipo di pizzeria era, perché c'erano delle vecchie mascotte, quindi presumo che fossero mascotte della prima pizzeria, quando ancora gli endoscheletri non esistevano. Eccoci. Wow. Sono veramente curioso. È tutto il tempo che voglio vedere la stanza del mimic. E soprattutto vedere tutte queste zone qui. Soprattutto lo zaino di Gregory. Perché c'è lo zaino di Gregory? Ok, hackeriamo questo finale. Prima faccio questo, ovviamente. Oh, olè! Allora, molti mi avete detto: ma Lorenzo, ma che cosa fai se non distruggi qua l'intelligenza artificiale? Niente, perché non posso distruggerla e basta. Devo per forza aprire qua. Intanto, hackeriamo! Ah, mi piace hackerare, sembro Detective Conan. Ok, eccoci qua. Come vedete, abbiamo lo zaino di Gregory. E così lo possiamo vedere più da vicino. Lo zaino in cui noi abbiamo teoricamente portato un sacco di cose. Qua è caduto. Qua c'era un condotto di ventilazione che portava a sopra. Ok, allora, sono andate le cose forse in due modi. Lui è entrato di qua dentro, è sceso di qua, poi è andato di qua, è andato di qua, e quindi lo zaino. Oppure, al contrario, lui per scappare, dopo che hanno cercato di non so fare qualcosa, per scappare sono andati di qua e sono risaliti. Ma aspetta, la stanza è aperta. Ok, però il mimic non c'è. Oh, ci sono le mascotte. Ok, guardiamolo così.
Allora, queste erano mascotte senza endoscheletro, cioè erano tute che venivano proprio indossate. E c'erano queste due e probabilmente una terza, che è quella che abbiamo messo indosso noi al Mimic. Interessante, ma questa pizzeria è enorme, quindi continua ancora. Ragazzi, voi che cosa ne pensate? Secondo voi che cosa voleva fare Gregory insieme forse a Glamrock Freddy e Vanessa? Che sicuro qualcosa l'hanno fatta. Intanto vediamo la scena del Mimic. Ok, rieccoci. Mimic, dobbiamo portarlo nella scooping room. Già l'abbiamo fatto il vero finale, però sono veramente curioso di vederlo alla luce del sole. Corriamo, corriamo, andiamo verso il finale, che ora so come mettere pausa. Posso anche vedere quello che succede. Aiuto, 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 guardatelo come corre. Oh, e lo so che è dietro di me Gregory. Gregorio, mannaggia Gregorio, mannaggia. Per colpa sua sono arrivato qua, per colpa sua. Sì, sì, vado a destra, vado. Vado a destra. Fai presto, sì, faccio presto. Ok, devo imparare a mettere pausa prima che mi recuperi. Prima che mi recuperi. Vai, 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 vai. La scooper, la scooper. No, no, ancora non c'è la scooper. Chiudi, vai. Ok, ho premuto. Ok, ho messo pausa. Guardate, mi rimangono solo le mani. Guardate, questa è la scooper. Mettiamo play e vediamo quello che succede. Ah, non me la fa vedere proprio. Posso vederlo dentro la scooper. Ok, qua c'è la scooping che si muove. Che stupido sto Mimic, tra l'altro, che mi ha seguito per tutto il tempo. Cioè, guardate come l'ho hackerato alla perfezione sto gioco. Peccato che non posso vedere la scena, la voglio proprio vedere. E invece no, mi riporta. Cioè, guardate. Wow. Aspetta, metti pausa di nuovo. Ok, guardate. Wow. Ma è incredibile. Quanto è brutta. E lui non c'è. Ok, lui non c'è, perché poi mettono il modello, che è quello schioppato malissimo. Portato, guardatela. Finish. Ed ecco il modello distrutto, disintegrato. No, metti pausa. Ok, prima di andare ai titoli di coda, io devo vedere assolutamente tutta la stanza. Allora, qua c'è la scooper, ma se noi andiamo qua abbiamo la stanza di manutenzione, che non è quella della, cioè non sembra essere quella della sister location, sinceramente. Qua c'è dell'acido solforico. Oh mamma mia, prodotto di alta qualità. Allora non lo voglio provare. Freddy Fazbear Pizzaplex. Quindi questa è la scooper della Pizzaplex, quindi non della sister location. Anche perché non era uguale. Cioè, la scena della sister location era che io stavo qui e la scooper stava qua e non ci stava una porta, ci stavano solo i vetri. Interessante. Aspettate un attimo, ragazzi, voglio solo vedere le ultime chicche. Allora qua si può andare. Qua c'è l'ascensore. Ok, qua c'è il famoso ascensore che si può prendere. Ok. E qua c'era una porta. Una porta? Che ci fa una porta qua? Ragazzi, questo era tutto il finale hackerato. Il vero finale. Io direi che questo video lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti. E noi ci vediamo in un prossimo video.